Cari amici, bentrovati. Sono Massimo Michele Guerrieri e vi parlo come al solito dalla Tanzania. Oggi affrontiamo la seconda parte del lavoro che ho dedicato per capire un pochino meglio l'oro e la sua storia, devo dire oro e argento. Vi leggerò i contenuti di quello che ho scritto e che ho tratto principalmente da un libro scritto da Ferdinando Lips, un banchiere svizzero. Allora, vi leggo, primo paragrafo, la storia dell'oro. I contenuti che seguono sono stati tratti dal libro di Ferdinando Lips, Gold Wars, le guerre dell'oro, la battaglia contro la moneta solida vista da una prospettiva svizzera. Lui ha scritto questo libro nel 2001. Mi chiedo io che cos'è veramente l'oro? In parte l'abbiamo già visto nella prima puntata, alla quale vi rimando, e che potete trovare sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube. Vi leggo alcune citazioni storiche tratte dal libro. L'oro è un dio vivente e governa con disprezzo tutte le cose terrene tranne la virtù. Un'altra citazione, l'oro è stato lo standard di tutte le grandi civiltà. Queste due citazioni sono state scritte da un poeta romantico inglese chiamato Shelley. Un'altra citazione dice: l'oro è denaro e nient'altro. Immaginate, questa è una citazione di JP Morgan, un grande banchiere morto nel marzo del 1913, ma che è stato sicuramente uno dei partecipi principali nella costituzione poi della Federal Reserve americana. Vado avanti e leggo: non fu Filippo, ma l'oro di Filippo che conquistò le città della Grecia. Questo è stato detto da Plutarco, storico e filosofo greco. L'ultima dice: l'oro è il sovrano di tutti i sovrani. Democrito, filosofo greco. Vediamo il paragrafo 2, intitolato Storia antica. Gli egiziani furono i primi a estrarre e utilizzare l'oro su larga scala, tra il 40.000 e il 2000 a.C. Si narra che ne produssero più di 750 tonnellate. La maggior parte di questo vasto tesoro divenne proprietà dei faraoni e gran parte di esso fu utilizzato per elaborare decorazioni delle tombe reali. Furono i greci i primi a utilizzare l'oro come moneta sotto forma di monete coniate. Le prime monete d'oro puro furono tuttavia coniate dal leggendario monarca Lidio Cresio, ultimo re di Lidia, il cui vero nome era Caros. Il famoso figlio di Filippo, Alessandro Magno, completò l'opera di coniare lo statere, la principale moneta mondiale, diffondendolo fino all'India. L'imperatore romano Cesare introdusse la moneta d'oro aureus, che con Augusto divenne la moneta del primo mercato comune d'Europa e che durò per secoli come moneta mondiale superiore. Anche gli ufficiali romani ricevevano la paga in aureus. Fu il privilegio speciale del famigerato Nerone di iniziare a intagliare le monete, che tuttavia durò più di 300 anni e come scrisse Gibbon nella sua opera Il declino e la caduta dell'impero romano, non ci si dovrebbe chiedere perché Roma sia crollata, ma piuttosto perché è durata così a lungo. La stabilità dell'aureus prevalse per 75 anni sotto Cesare e Augusto. Alla fine i romani ottennero un imperatore, il grande Costantino, che aveva una certa conoscenza dell'economia e delle arti militari. Per un certo tempo Costantino riuscì ad arrestare la disgregazione dell'impero. Fu il fondatore del nuovo impero d'Oriente di Bisanzio, ove coniò il solidus. In realtà fondò una nazione completamente nuova, che sarebbe sopravvissuta all'impero romano d'Occidente per oltre 1.000 anni. Il solidus, introdotto da Costantino, divenne l'unità monetaria di base del mondo. È un fatto che finché l'impero bizantino mantenne rigorosamente la purezza e il valore del solidus, o del Bizanti, come lo chiamavano i greci,
L'impero non soccombe mai a un invasore straniero. C'è molta saggezza da trarre da quanto detto. Anche gli storici non esperti di economia riconoscono che la lunga sopravvivenza dell'impero di Bisanzio, circondato da vicini ostili, fu principalmente dovuta alla superiore organizzazione economica e la sua struttura finanziaria basata sull'oro. Passiamo adesso al Medioevo, paragrafo 3. Fu l'emergere delle città-stato italiane che portò l'Europa fuori dal Medioevo. Si iniziò a formare quella che oggi è chiamata la civiltà occidentale. E da un rinnovato interesse per la cultura e un rapido progresso economico. Nel 1252 la Repubblica di Firenze iniziò a coniare la prima moneta d'oro in Europa dopo l'Aureus di Cesare. I fiorentini coniarono il fiorino d'oro, il loro mezzo monetario di eccellenza, nonostante che all'epoca non si potesse parlare ancora di gold standard. 28 anni dopo, la Repubblica di Venezia seguì l'esempio coniando il ducato dello stesso peso e valore del fiorino. Alla fine del secolo, quasi tutte le altre civiltà dell'Italia settentrionale e molte d'Oltralpe emettevano monete d'oro in tagli dei fiorini fiorentini e ducati veneziani. Secoli dopo, lo stesso Napoleone, di fronte a una disperata situazione finanziaria, agì brillantemente. Sebbene gli fosse stato consigliato di emettere nuova carta moneta, lui rifiutò. Mai, rispose, pagherò in contanti, oro e argento o niente. E non infranse questa promessa nemmeno durante l'emergenza di 100 giorni. Ricordo che 100 giorni indicano il periodo della storia europea compreso tra il ritorno di Napoleone Bonaparte a Parigi e dall'esilio dell'isola d'Elba e la restaurazione della dinastia dei Borboni sotto il re Luigi XVIII dello stesso anno. Napoleone riorganizzò l'economia della Francia sulla base del gold standard che durò fino al 1914. Le monete d'oro francesi più popolari sono ancora chiamate Napoleone. Adesso passiamo al paragrafo quarto. Storia recente. La N.M. Rothschild, o Rothschild & Sons, nella City di Londra, e poi qui vi metto anche l'indirizzo, è il luogo in cui avviene la fissazione dell'oro che iniziò nel 1919. Si tiene due volte al giorno alle 10.30 e alle 15. New Court si trova nel sito architettonicamente ricco di St. Smith's Lane, uno stretto vicolo medievale nel cuore della City di Londra. Nota come Square Mile, poiché è circa 1.200.000 metri quadrati. Quindi, quando si dice, questo è un mio commento, quindi quando si dice che è il mercato che si autoregola secondo la legge della domanda e dell'offerta, si dice una cosa non corretta, in particolare nel caso dell'oro, il cui prezzo, come abbiamo appena visto, è definito secondo lo storico americano Eustace Mullins da un comitato di tre persone che lavorano per la famiglia dei Rothschild, banchieri che controllano direttamente e indirettamente tutte le licenze del banking del mondo, Russia e Cina incluse. Io nel capitolo 3 della trilogia del Nuovo Ordine Mondiale faccio un ulteriore approfondimento su quello che le ho appena chiamate licenze di banking, che in realtà non vengono rilasciate da banchieri stessi, ma vengono rilasciati da un altro istituto che noi dovremo conoscere piuttosto bene e di cui invece non si parla mai, istituto, diciamo, città o organizzazione. Andiamo avanti. Il professor Antal Fekete disse: oro e argento non sono stati scelti da governi corrotti e dai loro scagnozzi, ma da millenni di esperienza umana sotto la guida divina. Sono i veri metalli monetari che ci sono stati tramandati da tempi biblici. E ancora, la proprietà dell'oro non riguarda la lussuria, riguarda la libertà dell'individuo. Il gold standard non è in gioco, è l'incarnazione del principio senza tempo, pacta sunt servanda. Le promesse sono fatte per essere mantenute.
Fernando Lips, nella parte 2 del libro The Cold War, scrive: per spiegare i motivi per cui la guerra contro l'oro si è intensificata negli anni, bisogna tornare agli eventi cruciali e storici degli anni 30. L'economia keynesiana era diventata la teoria economica dominante nel mondo, con alti e bassi, questo è vero sino ad oggi. L'avvocato, docente e autore americano René Wormser ha scritto nel suo libro Conservatively Speaking, nessun governo può operare con un sistema monetario costituito solo da moneta fiat senza avere gravi turbolenze economiche e alla fine dover affrontare il tragico giorno della resa dei conti. Un sistema monetario fiat spinge alla dissolutezza legislativa e produce inevitabilmente inflazione. Nel 1933 il presidente Roosevelt ci costrinse ad abbandonare il gold standard e a cedere al governo tutti i nostri certificati d'oro in cambio della carta moneta. Era persino vietato usare l'oro come misura del valore nei contratti. Da allora fino al 1975 è stato illegale detenere oro, tranne che per uso commerciale o autorizzato. Poco dopo l'emanazione di questi divieti, il presidente, con l'autorità concessa dal Congresso, svalutò il dollaro d'oro. Questi passaggi hanno inaugurato l'era del finanziamento del deficit e dell'intervento governativo in netto che ci ha portato al nostro attuale stato di disastro. È davvero strano che il presidente Roosevelt non abbia visto l'immoralità dei decreti che il Congresso ha adottato. Forse non gli importava? In una conversazione nell'ufficio del senatore Carter Glass, dopo aver appreso dell'annuncio che avremmo ripudiato la nostra promessa contrattuale, di ripagare i titoli di Stato in oro, il senatore disse, quindi si parla di Carter Glass: è disonore, signore. Questo grande governo, forte nell'oro, sta infrangendo la sua promessa di pagare oro alle vedove e agli orfani ai quali ha tenuto i titoli di Stato con l'impegno di pagarli in monete d'oro per l'attuale valore. Sta infrangendo la sua promessa di riscattare la sua carta moneta in monete d'oro. È disonore, signore. E così fu. Mr. Wormers continua dicendo: è molto importante studiare la storia antica perché fornisce un quadro più chiaro del motivo per cui stiamo parlando di una guerra dell'oro. In una pubblicazione intitolata Come gli americani hanno perso il diritto di possedere oro e sono diventati criminali, il professor Henry Mark Holzer ha spiegato come Roosevelt abbia basato il suo atto sull'oscura sottosezione dell'atto di Training with Enemy Act, che qui non c'è possibilità di trattare, ne ho parlato in un video anni fa su Accademia della Libertà, video che non è più disponibile. La velocità con cui questa modifica di legge è stata apportata in fretta dal Congresso ci ricorda chiaramente il modo in cui il Federal Reserve Act fu approvato proprio prima di Natale nel 1913. Il 6 marzo 1933, con il New Deal, iniziò quella complessa sequenza di proclami, messaggi, dichiarazioni, regolamenti, atti correlati, attraverso la quale il Presidente e il Congresso si occuparono della Gold War come emergenza nazionale. Fu una completa manipolazione dell'oro. Ferdinand Lips continua dicendo: la prima grande cosa da cambiare profondamente furono i soldi delle persone. L'oro fu nazionalizzato, confiscato, ovvero il tesoro, la Federal Reserve, avvocò a sé tutte le monete d'oro e i lingotti preziosi. Ricordo che non toccò quelli nei caveau delle banche e negli istituti trust privati come a Ovesta, assieme ai certificati di deposito. E allora non fu più necessario coniare, da allora non fu più necessario coniare monete d'oro. Fu creato un nuovo crimine, semplicemente quello di possedere oro, considerata azione di accaparramento e disonestà punibile dalla legge. L'aumento dell'inflazione fu indicata come abbastanza certa. La legge del 1869, che impegnava la nazione a pagare i debiti nazionali sempre in oro, venne abrogata.
e le promesse fatte ripudiate. Siamo fuori dal gold standard e molti pensano che ci siano fuori e che tutti, molti pensano che siamo fuori da tutti gli standard etici. A tal proposito, il professor Henry Mark Olse dice: in effetti lo eravamo, il New Deal aveva dato vita a una nuova classe di criminali, individui che con la temerarietà di negare che il governo avesse il diritto di confiscare il loro oro. Wormser aggiunse: quindi, dopo le promulgazioni del 1933, agli americani fu impedito di detenere l'oro come misura del valore. Da allora abbiamo avuto solo denaro fiat, denaro senza nulla dietro. Prima del 1913 le nostre banconote della Federal Reserve contenevano la promessa che avrebbero potuto essere convertite in oro prima del 1933. Successivamente la didascalia sulle banconote è stata modificata con la scritta denaro legale degli Stati Uniti. Quando finalmente qualcuno ha riconosciuto l'assurdità di questa storia, la stessa è stata abbandonata e sul dollaro ora si legge la dicitura confortante: in God we trust, crediamo in Dio. Il 30 gennaio del 1934 il Congresso approvò il Gold Reserve Act, con il quale autorizzò il Presidente a definire un nuovo rapporto dollaro-oro tra il 50 e il 60% del precedente valore di 25,8 grammi d'oro e 23,33 grammi d'oro fino. Con questa operazione il presidente svalutò il dollaro a 13,71 grammi d'oro puro con una riduzione del 41%. Naturalmente ci dovrebbe essere sempre un certo equilibrio tra moneta e oro. Andiamo a leggere il paragrafo 5. Il Federal Reserve System, chiamato anche Fed, di cui io parlo per esempio nell'allegato al volume 2, questo qui, centrale, quello bianco. 35 anni fa, scusate, Ferdinando Lips continua dicendo: per capire meglio le relazioni tra oro e moneta è necessario dare uno sguardo, seppur frettoloso, al passato storico dell'oro come garanzia e alla storia recente della Fed con la creazione della fiat dollaro. 35 anni fa il presidente della Fed, Greenspan, scrisse nel suo articolo Oro e libertà economica: l'oro e la libertà economica sono indispensabili. In assenza del gold standard non c'è modo di proteggere i risparmi dalla confisca attraverso l'inflazione. L'oro è il protettore dei diritti di proprietà. Se si afferma questo, non si ha difficoltà a comprendere l'antagonismo degli statisti nei confronti del gold standard. Come la libertà, il valore dell'oro non deve mai essere sottostimato. Ben Davis, CEO, vuol dire presidente, della Hind Capital Mining Journal, nel settembre 2010 a Londra dichiarò: non è noto che il XIX secolo, quindi il 1800, sia stato un periodo di grande prosperità e crescita per l'economia senza inflazione. Le principali valute mondiali rimasero stabili per un lungo periodo. Questa stabilità è mancata nel XX secolo e aggiunge: il gold standard del XIX secolo è il più alto risultato monetario del mondo civilizzato. Adesso io vi faccio un commento mio, dico: leggendo il libro The Gold Standard, scusate, The Gold War, si evince che dopo la creazione della Fed, che ricordo è la banca centrale privata americana con sede a New York nel 1914, la politica americana si indirizzò verso la moneta fiat per ovvie ragioni. La Fed non stampa oro. Lips racconta tante cose interessanti nel libro che bisogna decodificare e leggere tra le righe. Per esempio, una fase intrigante nel libro è la seguente: dice, dal 1933 sino al 1975 è stato illegale detenere oro in America, tranne che per uso commerciale o autorizzato. Io mi sono chiesto: cosa vuol dire autorizzato? Per autorizzato si deve intendere l'oro detenuto nelle banche o nei caveau, proprio come quello di Ovesta, insomma, dove tengono l'oro i ricchi.
Questo mica fu confiscato nel 1933, non c'era nemmeno l'obbligo di dichiararlo, fu rastrellato solo l'oro dei cittadini comuni, avete capito questi furbacchioni? Questo è molto importante dal punto di vista della sicurezza dell'investimento in oro, che è esentasse e assicurato. Inoltre, Aoveste è un trust e per la legge internazionale del trust nessuno può toccare, sequestrare o rubare ciò che è contenuto all'interno di un trust. L'argomento è stato da me ampiamente trattato nel capitolo 3, Le tre corone, nella trilogia del nuovo ordine mondiale e nei video che trovi sul mio canale di YouTube a Massimo Michele Guerrieri. Ma perché queste cose i consulenti finanziari non te le dicono? Non le sanno perché non gliele insegnano o non gliele insegnano perché non le devono sapere? È per questo che i consulenti finanziari non vendono oro e l'oro e nemmeno lo propongono al cliente? No, non ne sanno proprio niente perché l'oro dovrebbe essere il primo investimento da fare per diversificare i rischi. Andiamo avanti, abbiamo la conclusione. Ferdinand Lips continua dicendo: al ritorno del servizio militare nel 1946, scoprì che i funzionari del tesoro americano e britannico, durante gli anni di guerra, avevano negoziato in gran segreto una radicale riforma del sistema finanziario mondiale e poi presentata a Bretton Woods nel 1944, quando la guerra era ancora in corso. L'oro era stato nuovamente riconosciuto come valore di un sistema a parità fissa, il cui funzionamento sarebbe stato supervisionato dal Fondo Monetario Internazionale con sede a Washington. Ancora nel 1957 le riserve auree degli Stati Uniti superavano di un rapporto di 3 a 1 le riserve totali in dollari di tutte le banche centrali estere. Nel 1981 fu istituito il famoso sistema dei prezzi a due livelli. Le autorità consentirono l'esistenza di un prezzo del dollaro libero mercato, ma non considerato come parte del sistema monetario. Questo fu fatto nella vana speranza che la pressione sul prezzo dell'oro si attenuasse. Non fu così. Il prezzo dell'oro sul mercato libero salì a 44 dollari l'oncia e James Dine, autore del libro The Invisible Crush, scrisse: questo pose l'oro come il padrone finanziario indiscusso del mondo e il denaro come il grande sconfitto, assieme alle autorità monetarie, i banchieri centrali, gli economisti e i politici. Lips continua dicendo che il banchiere della Federal Reserve, John Eckstein, gli confidò che fin dall'inizio la Fed aveva violato la disciplina del gold standard, acquistando asset cartacei e che Kennedy provò a frenare la crescita del dollaro per mantenerlo ai 35 dollari l'oncia. Come gestore dei fondi, continua Ben Davis, ho sperimentato in prima persona le irregolarità che hanno corrotto il mercato dell'oro. Queste irregolarità sono più profonde delle semplici micro distorsioni dei movimenti quotidiani del mercato. Sono un sintomo di qualcosa di molto più grande. La guerra fu proprio come una guerra. È una guerra militare, ma non è una guerra militare, ma una guerra altrettanto dannosa perché ha portato a perdere la libertà, causato povertà e squilibrio di ricchezza. La guerra a cui mi riferisco è la guerra dell'oro. Paragrafo 6. Inizia la politica anti-oro americana. Nel suo libro US Dollar and Advance Obituary, che vuol dire un necrologio anticipato, il dottor Frank Peake nel 1981 scrisse: la funzione monetaria dell'oro, durata più di 6.000 anni, non è sempre piaciuta ai governi. Sin dal XVIII secolo la stampa di carta senza valore a una quantità fissa di oro ha reso difficile resistere all'attrattiva di stappare moneta fiat, a condizione poi che i governi fossero pronti a scambiarla con il metallo giallo. Ma i governi e le repubbliche successive non sono stati in grado di gestire le proprie finanze e la valuta senza spendere più di quanto dovuto a bilancio.
e sono stati costretti a dare default in vari modi, che vuol dire bancarotta. Tra parentesi scrivo, ricordo che secondo David Whitmiller ed altri autori, dopo la crisi del 29, tutte le nazioni andarono in bancarotta. Durante il suo periodo di massimo splendore nel XIX secolo, il puro gold standard ha costituito la base per il periodo di maggior successo di sviluppo industriale e finanziario nel mondo occidentale. Durò fino al 1914. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le inflazioni che i governi non furono in grado di comprendere e controllare portarono al crollo della sterlina nel settembre del 1931 e alla svalutazione del dollaro USA nel gennaio del 1939, quando il prezzo dell'oro fu aumentato da 20,67 a 35 dollari l'once. Da allora l'America ha praticato una politica anti-oro anche dopo che la proprietà dell'oro è stata resa legale alla fine del 1974 per impedire alle persone di possedere il metallo che i governi non possono controllare. Tra parentesi scrivo, a questo punto preciso che a tutt'oggi non c'è completa libertà di comprare oro da parte degli americani. Infatti non possono comprare oro o metalli preziosi con una veste. Sono gli unici al mondo assieme ai cinesi, alla faccia della più grande democrazia. E il dottor Frank Pick conclude scrivendo: vi fu un diluvio di propaganda fuorviante diffusa anti-oro da parte dei potenti interessi della carta moneta che accompagnò questa politica. E ancora oggi, quindi si parla dal 1990 al 2000, quando lui scrisse questo libro, trasmettono l'illusione che gli Stati Uniti non abbiano bisogno di lingotti d'oro per l'emissione di banconote. Adesso un mio commento finale. Siamo alla fine. La crisi ucraina sta causando un'ascesa del valore dell'oro che negli ultimi 30 giorni è aumentata di circa 900 dollari, 1,48%, raggiungendo un valore di oltre 62.269 dollari. Durante i conflitti l'oro ha sempre incrementato il suo valore e questo avverrà anche con la guerra in Ucraina, per la quale potrebbe sfondare la soglia dei 70.000 e andare anche molto più su. Quindi è proprio questo è il momento di investire oro e metalli preziosi. Compralo dove vuoi, ma compralo. La seconda pillola dedicata all'oro come unica vera moneta da 6.500 anni finisce qui. Ti ricordo che sono l'autore della trilogia intitolata Il Nuovo Ordine Mondiale, che puoi scaricare nel formato ebook, terza edizione e finale, per 9,99 € dal sito ammentaperta.net. Eccolo qua. Chi è interessato a comprare il cartaceo può ordinandolo scrivendomi a mmguerrieri@iaco.com o ordinarlo alla libreria Mauro di Milano. Infine ricordo che sono il promotore del piano B e C per trasferirsi in sicurezza anche momentaneamente in Tanzania e o a Zanzibar. Questa iniziativa nasce dalla mia esperienza, essendomi trasferito prima nel 1999 a New York e poi nell'aprile del 2021 a Dar es Salaam in Tanzania. Il piano B è stato messo a punto sostanzialmente per professionisti che vogliono venire a lavorare qua e per imprenditori. Il piano C è stato messo a punto per i pensionati. Ricordo che in Tanzania o Zanzibar si può andare in pensione a partire dai 56 anni ed anche prima se c'è un po' di matrimonio, scusate, di patrimonio o per coloro che desiderano trasferirsi per un breve periodo per poi magari rimanere. Trasferirsi in Tanzania o a Zanzibar non è facile e non è per tutti, ma con un po' di soldi e determinazione è possibile. Il progetto sta andando molto bene, sono già venuti 5 visitatori dall'Italia e ho prenotazioni sino a metà aprile. Per saperne di più, visita il sito ammentaperta.net o scrivimi all'indirizzo di posta elettronica mmguerrieri@iaco.com. Ringraziando Fabio dello spazio concesso, ti porgo un cordiale saluto, dandoti appuntamento alla terza e ultima puntata dove capiremo come e quando la Svizzera ha perso la sua sovranità monetaria e tutto il sistema bancario e finanziario del mondo è andato a rotoli. Un saluto e un abbraccio a tutti.